Esistono forze produttive, forze culturali, forze imprenditoriali, espressioni del mondo delle professioni che hanno a cuore la città, lo sviluppo del Mezzogiorno e che fanno politica intendendola in un altro modo, non come fatto elettorale soltanto, ma come fatto propositivo. Noi vogliamo essere la coscienza critica per determinare un cambiamento di mentalità nelle strutture pubbliche, per far rilanciare effettivamente il Mezzogiorno d'Italia e soprattutto la Campania e Napoli. C'è bisogno di uno scatto d'orgoglio e questa sera abbiamo dimostrato, ormai siamo al terzo incontro, che questa volontà esiste nel popolo napoletano ed è una volontà che deve portare avanti ancora altre iniziative, altri incontri per un cambiamento nella mentalità di fare politica nel Mezzogiorno. Credete che l'Europa possa svolgere un ruolo decisivo nello sviluppo del Mezzogiorno? L'Europa, se i fondi europei sono ben utilizzati, sì, ma l'Europa è lontanissima dal Mezzogiorno. Guardi, se un cittadino della mia comunità, del mio paese di origine, che cosa ha in comune con un cittadino della Germania o del Belgio? Nulla. Noi non abbiamo una lingua che ci unisce, non abbiamo un esercito, non abbiamo una tradizione. L'Europa è una sovrapposizione che è stata voluta, portata avanti per determinare una politica economica che sta affamando i popoli che non hanno la capacità di essere nelle stesse condizioni di altre nazioni come la Germania. Noi dobbiamo invertire questa tendenza, dobbiamo essere europei, dobbiamo essere fortemente convinti europei, ma bisogna cambiare le regole del gioco. Renzi è una novità in senso assoluto, anche il suo coraggio nell'invitare il presidente Berlusconi nella sede storica del PD è la dimostrazione di un pragmatismo politico che va in questa direzione. Auguriamoci che Renzi possa andare avanti, perché la sinistra italiana è sempre stata dilaniata da scissioni e da rotture, speriamo che questa volta si arrivi ad un risultato concreto. Beh, non sembra che sia tanto unita questa sinistra, anche con Renzi segretario. La sinistra storicamente, se lei vede dal 1921 in poi, ha sempre avuto delle scissioni. Il problema però non è un problema ideologico, oggi è un problema di dover affrontare questa realtà. Noi ci troviamo in una realtà composita, difficile, estremamente precaria. Se non c'è un cambiamento generazionale, se non c'è un cambiamento di mentalità, questo non fa bene solo alla sinistra, ma non fa bene al paese intero. Qualcuno ha detto che praticamente che Renzi ha legittimato Berlusconi, perlomeno ha fatto tornare sulla scena politica, ma c'era bisogno proprio di una rottura all'interno della sinistra e di un Renzi e di un fiorentino per portare ancora un lombardo sulla scena? Guardi, io non parlerei di Firenze, Lombardia, la Realpolitik è stata fatta anche in Germania e bisogna guardare con attenzione a quello che si verifica. Si possono tenere fuori dalla democrazia, dai giochi democratici, 8 milioni di elettori quando sono rappresentati da Forza Italia? No. Con chi doveva andare a parlare Renzi? Non certamente con i colonnelli, perché Renzi si reputa un generale ed essendo lui un generale ha voluto parlare con il generale avversario. E mi sembra una cosa logicissima sotto ogni punto di vista.